Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Scusate se sono vestita esattamente come nell'altro video, ma ho tempo oggi di registrare, quindi sto cercando di tirarmi avanti con i lavori e non avevo voglia di cambiarmi perché sto caldissima. Comunque, nel video di oggi andiamo ad aprire un calendario low cost. L'avranno già detto dal titolo. Comunque, sto parlando del calendario dell'avvento di Essence ed è molto 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 grande e particolare perché ho appena scoperto che queste qui non sono solo delle, cioè non è una cosa inutile, perché all'interno di questo foglietto c'è una casella. Infatti qui c'è la 23 e qui c'è la 13, quindi non dimentichiamoci, guardiamoci, non mancano dei numeri, sono qui dentro. Non so cosa ci possa essere, una cosa così sottile, lo scopriremo dopo. L'ho comprato sul sito di Cosmetic for Less, l'ho pagato 24,95 euro mi pare. Io lo dico sempre, ma poi nei commenti mi ritrovo qualche commento che c'è scritto quanto costa. Idea molto carina, perché cioè era più carino quello dell'anno scorso con la piccola ruota panoramica, però qui cioè abbiamo una città super addobbata di Natale e quando uno scopre trova l'albero con tutti i regali, ma che meraviglia, mamma mia, non vedo l'ora di fare l'albero, lo so è presto ma io vivo di Natale, vivo, cioè è la mia vita. Adesso ce l'apriamo per bene, ma prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina per non perdervi i miei prossimi contenuti e se vi va di seguirmi anche su Instagram, se vi fa piacere. Comunque direi di cominciare subito. Che bello, non vedo l'ora, perché di solito i calendari low cost sono quelli che regalano più gioie, è pazzesco da dire, però è la verità, anche l'anno scorso mi era piaciuto un sacco e sono curiosissima di vedere cosa troveremo quest'anno. Allora, vado a cercare subito la finestra numero 1, eccola qua, l'ho trovata. Oddio, è un po' scomodo da mostrare, però cerchiamo di fare del nostro meglio questa volta. Andiamo subito ad aprire la finestra numero 1. E non vedo niente perché fa un sacco di riflesso. Ed oddio che carina! È super natalizia! È la Mini Matte Fixing Powder di Essence, ma dai! Ed è super natalizia! Mettimela a fuoco, ti prego! Guarda che meraviglia! C'è anche zenzia all'interno! Adoro! Dentro c'è anche un piccolo fiocco di neve con la scritta... con la scritta Let It Snow nella numero 2. Abbiamo un mini lipsticks, cioè, in che senso, nella scatolina, ah ce ne sono due, ah sono dei piccoli, no ti prego, sono delle mini matitone, dire di mini matitone fa un po' ridere, però sono troppo carine. Andiamo a fare un piccolo swatches, sono super cremose e super leggere, penso che diano... no questo sia un po' troppo rosa per i miei gusti, però questo mi piace moltissimo. No, sto sentendo il profumo, non hanno un profumo particolare. Ma che bellini, così piccoli. Anche loro comunque super natalizie. Adoro questa cosa. Già mi piace, già mi piace. Il numero 3 è qui. Posso anche chiudere il pannello qua. E qui cosa troviamo? Cosa troviamo? Che dolore assurdo. Comunque dicevamo nella numero 3 abbiamo, oh che carina, abbiamo una mini, ma mini che più mini non si può, che bella, c'è anche un pinguino, no due pinguini, comunque è una mini ma mini pinzetta per le sopracciglia. No vabbè ti prego, c'è dietro anche le zampettate dei pinguini. Adoro. Bene, ci sta regalando già delle gioie al terzo giorno di dicembre. Numero 4, dove sei? Ah, è di fianco. E qui cosa c'è? C'è Zenzi! Ecco, questa è un po' la cosa che tutti gli anni troviamo e che non ci fa impazzire. Però dai, magari per mettere nelle agende, sono dei micro adesivini. Per le agendine, secondo me, può essere una cosa carina, però sono veramente minuscoli. Ma adoro Zenzi. Zenzi, per chi non lo sapesse, è il biscottino di Shrek. 5. E nella numero 5 c'è un altro Zenzi. Ah, ma non l'avevo visto. Ci sono anche i disegnini dietro. Ah, sembrano dei bigliettini di auguri. Però, ah no, pensavo fossero letterine. Invece sono fatti... ma sono tutti diversi. Che carini. Sono tutti diversi. No, quasi tutti. Dai che bellini. E questi qui dovrebbero avere anche un buchino per mettersi un filo, un filetto per appenderlo. Sì, infatti è qui, non si vedrà mai. E dietro hanno
un cuore dove poter scrivere a chi va il vostro regalo. No, che carino, questi li utilizziamo sicuramente. Numero 6 è qui in alto. Cosa troviamo? Cosa troviamo qui? Vedo tipo quelle caramelline tipiche natalizie. Ah, pennello! Bellino! Molto bello! No, ti prego, queste confezioni quanto sono belle! Cioè, io torno bambina in 3 secondi perché adoro questa cosa. È un classico pennellino piatto. Oddio, fa un po' l'effetto. Sei ipnotizzato, vero? Comunque, pennellino a lingua di gatto, un po' picciottello. Meraviglioso, bellino da matti. Numero 7. Sì, ciao. Anche lei è assolutamente natalizia. È una matita nera Kajal, la numero 01 black. Come si fa a non amare questi packaging natalizi? Io non lo so, adoro. Sì, la sento anche abbastanza morbida, scorrevole. Benissimo. Nella numero 8, New Stop Creaming, c'è scritto qui dietro. Quindi presumo sia una cremina. No, che carina! È una crema mani con un cigno bellissimo sopra. Che caruccia! Non so se riesco a far vedere questo cigno perché il packaging è molto riflettente. Proviamo a fare così, eccolo. Dai, bellina! Numero 9. E qui cosa c'è? Vabbè, dai, si sa che nei calendari di Essence dobbiamo trovare degli smalti. Questo è uno smalto metallico, non riesco a trovare il colore però. Ha lo stesso cigno che abbiamo trovato nella, dove era? In che cos'era? Nella crema mani, buongiorno, è appena aperta. Comunque sì, uno dei classici smalti. Vediamo un po'. Dai, carino, il colore è molto bello però. Tipo un rose gold metallizzato, eccolo qua. 10. C'è una robina nera ed è un mascara. Questo è il I Love Extreme Mascara Volume di Essence. Questo qui l'ho provato, non è assolutamente male, molto molto valido. Cioè, comunque i mascara di Essence sono sempre molto 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 buoni. 11, cerco di andare più snella perché inizio ad avere fame. Qualcuno dirà: vuoi mangiare? E no, voglio aprirlo. Comunque, questa cosa era la 11. Sì, la 11. Cos'è? No, ti prego. Abbiamo trovato un braccialetto con una stellina. Però vabbè, dai. Sì, la cosa inutile dell'anno. Va bene, 12. Questo è. Oh, che bellino. Questo. Ah, ok. Questo non mi fa impazzire. Abbiamo un prodotto per labbra. Sono quelli che cambiano colore in base al pH comunque delle labbra di ognuno di noi. Mamma mia, il profumo però è buono. Proviamo. Sì, dai, ci sta. Ehi, ciao. E non mi ricordo più che numero era, 12? Sì. 13. Ah, la 13 pareva di averla vista qua, sì. La 13 è nel foglietto minuscolo. No, sono troppo curiosa di capire cosa c'è qua dentro perché mi sembra così strano. Che bellini! No, ti prego. Abbiamo dei, come si chiamano? Dei. Oh mio Dio. Non glitter, perché non sono glitter. Ah, non mi viene il termine. Vabbè, lo faccio vedere, faccio prima. Qui sono delle piccole gemme. Che nervoso quando non ti vengono i termini. È bellini però questi. Carini, questi ci puoi farci un bel look carino da postare su Instagram. Ci può stare. Ecco perché era così sottile. Hai capito, Essence, che geni. Che ingegneria. Comunque, andiamo dalla numero 14, che è minuscola. Ecco, questo è un grande classico che ci serve sempre, dai. Abbiamo un piccolo temperino. Questi non bastano mai perché, tra l'altro, è molto comodo perché si possono temperare sia i matitoni che le matitine normali. Bellino, anche lui a tema natalizio. Che gioia, che meraviglia che è. Non capisco come si apre, però. Ah, ok, si apre così, viene giù. Benissimo. Ci piace, ci piace, ci piace questo calendarietto, ma molto, molto, molto. Numero 15, numero 15, cos'è? Un altro smalto. No, è un top coat, scusatemi, scusatemi, scusatemi. Sì, è un top coat, però comunque una bellissima linea natalizia. Non so se si vedranno i disegnini, spero di sì. Meraviglioso. Comunque 16, l'avevo vista prima, eccola qui. No, vabbè, adoro. È scritto Happy Brawly Days. E quindi è una piccola palettina contenente polveri per sopracciglia. Carina, su di me in realtà ce l'ho tatuata, quindi non so quanto possa servirmi. Però caruccia fatta così. È un po' scomodo. Ah, no, vabbè.
Ok, allora aspetta. Qui abbiamo i due colorini, uno più chiaro, uno più scuro, un micro pennellino e poi qui dietro ci sono anche gli stencil. Voglio morire. Che praticamente uno cosa dovrebbe fare? Che non so, cioè queste forme qui chissà quante persone le avranno. Comunque si applica questo stencil e dopodiché col tuo ombretto vai tri 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 tri, e ti vengono delle ciglia da incubo. 17. Oh Maria. No, ma che è? Sono degli elastici. No vabbè, dai, posso accettare il braccialetto, ma l'elastichino, ma non so cosa dire. Non è stato il mio giorno fortunato. 18. E qui cosa troviamo? Il numero 18. Wow, sembra bello. È un lip topper super glitterato. Cioè, il gioco di luci è stupendo. Adesso facciamo un piccolo swatch. È tutto tempestato di stelline. Natalizio assolutamente. Mamma mia, sa di quei prodotti che venivano fuori dal cioè. L'odore è quello. Comunque è questo, non so quanto possano, cioè questi glitter li vedo un po' grossetti, magari provandolo sulle labbra. Non ha un applicatore, cioè non lo so, è da provare secondo me questo qua. L'applicatore è fatto a spatolina, ma cos'è? Ha un aereo ed è carina, dai, ci sta. Io mi voglio togliere questo qua perché non mi piace per niente sto colore. Ce n'è ancora, però vabbè, pazienza. E andiamo subito a trovare la numero 19, che è gigante. Cos'è? Bellissimo! No, ti prego, questo mi piace troppo. Questa è una cosa sicuramente molto utile. No, è stupendo. È un pannetto struccante che io in realtà utilizzo anche per togliere le maschere. Faccio tantissime cose, cioè tantissime cose. Due, struccarmi e togliere le maschere. Cosa ci fai poi? Però molto molto carino. Natalizio da matti, stupendo. Fra l'altro anche super morbido. Meravigliosi, bravi. Questa è una gran bella idea. Potevate mettere tipo due pannetti invece di metterci questi elastichini, per esempio. Comunque vabbè, dai, va bene così. Siamo arrivati al 20 di dicembre. Qui abbiamo un bel rossetto, stavo per dire. Eccolo, è uno smalto color fragola con questo piccolo Bambi seduto, stupendo. Sembrava rosso da lì, invece è sì, fra il corallo e il fragola, diciamo così, dai. 21. E cosa ci riserva il 21 di dicembre? Un quadernino. Dai, simpatico però. Ah no, però dovete... No, pensavo fosse uno di quei cosini da mettere in borsa per scrivere anche, non so, la lista della spesa. Invece va compilato. Ci sono alcune pagine bianche, sì. Dai, carino come cosa secondo me. Cioè, il vicino esternamente è bellissimo. L'interno contiene alcune pagine che vanno riempite. E alcune vuote. Adesso lo spoglio velocemente. Adesso io non sto leggendo. Vabbè dai, questo qua da borsetta secondo me anche per quando c'è, che ne so, c'è il telefono. Ah, se devo segnarmi il numero, aspetta un attimo, ci scrivi. Va bene, ok. La 22. Cosa c'è qui? Che cosa c'è? Non vedo niente, una cosina nera. E che cos'è? Ah, è un mini illuminante in stick. Bellino, packaging, lo adoro. Non so quanto si vedano le decorazioni natalizie, è un casino. Comunque è un mini illuminante in stick. Non troppo chiaro, direi abbastanza giusto per tutti. Bello però. Ci sta, ci sta. Poi così da viaggio adoro. Basta. 23, la 23 è nella, è nello sportellino di qua. No. Al 23 di dicembre troviamo questi tatuaggi adesivi. Cioè, perché dai. Arena, la stellina, cosa c'è qua? L'alberello, i braccialetti. Vabbè, andiamo dalla numero 24, che è la nostra ultima casellina. Ormai è arrivata la bella vigilia. E cosa andiamo a trovare il 24? Andiamo subito a vedere. Non riesco a capire. Ah, un pennello. Ehi. Un pennello stellato. Oh, adoro. Stella, stellina, la notte si avvicina. Ma è bellina, matti. Ah,
Ecco, passerò il resto delle mie giornate a far su giù questo pennello. Comunque è un pennellino illuminante, ma anche questo è abbastanza cicciotto. Comunque può andare benissimo sul perioculare. Sì, più che da illuminante lo userei per il blush, anche per fare il piccolo contour super preciso. Però bello, dai, molto carino. E quindi abbiamo aperto anche questo calendario di Essence e devo dire che mi è piaciuto. Sì, è carino, dai, a parte qualche cavolatina tipo queste. Questi e il braccialetto baby. E se si fa dei bei calendarietti ogni anno, bisogna dargliene atto. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto un po' di compagnia. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo calendario. Io mando un bacio iper mega gigante e ci vediamo al prossimo calendario. Ciao ciao!